Presidente Messina, è un'altra mazzata e questa volta ancora più dolorosa, penso, per tutti gli esercenti siciliani, tanto la zona rossa nel capoluogo regionale di Palermo, ma ormai le zone rosse di giorno in giorno vanno aumentando, le saracinesche invece chiudono. Indubbiamente, noi abbiamo sempre a cuore, come è giusto che sia, la situazione sanitaria, quindi se l'indice di contagio, determina la zona rossa, ben venga la zona rossa se questa serva a limitare il Covid, la diffusione del Covid. È chiaro che dal punto di vista delle imprese qualche riflessione va fatta. Indubbiamente la chiusura, fino ad oggi di parecchie attività, soprattutto mi riferisco alla ristorazione, poco hanno inciso sulla determinazione della zona rossa. Quindi qualche riflessione profonda e approfondita va fatta. È chiaro che in un momento in cui la Sicilia sembra quasi a breve diventare quasi tutta zona rossa, perché in ogni provincia, voglio dire, Palermo è l'emblema ormai della zona rossa siciliana, però ormai parecchie zone, paesi e città della nostra regione sono state dichiarate zona rossa. È chiaro che siamo ancora in alto mare. Dopo 13 mesi questa cosa diventa veramente insopportabile. Pensare che sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico, che da qualunque altro punto di vista, la Sicilia è ancora impreparata, questo ecco fa tanto male. Presidente, la prima e aggiungo in questo momento unica contromisura contro la crisi inevitabile sono i ristori, che adesso si chiamano sostegno, ma mi pare di capire che non solo ci sono lungaggini burocratiche che non permettono a questi denari di arrivare nelle casse degli esercenti, degli imprenditori, ma probabilmente non sono sufficienti. Sì, in effetti noi chiediamo da una parte i ristori che sono fondamentali per poter consentire alle nostre imprese di potersi traguardare alla fine di questa crisi. Poi chiediamo anche in chiave ripartenza delle grandi riforme, riforme che riguardano l'aspetto fiscale, l'aspetto del costo del lavoro e della sburocratizzazione. L'ultimo decreto, l'ultimo DPCM Sostegni, prevede ben 25 decreti attuativi. Questo la dice lunga sulla complessità e sulla farraginosità cui vanno incontro le imprese per poter chiedere questi sostegni che poi, ripeto, sono ben poca cosa. 13 mesi di pandemia hanno ridotto l'economia non solo dell'isola, ma ormai l'economia della nostra nazione in una vera e propria economia da guerra e come tale va trattata. I ristori sono oggi poca cosa e devono essere necessariamente accompagnati da questa accelerazione nella campagna vaccinale. Ce ne usciamo solo se vacciniamo nel più breve tempo possibile il numero massimo di cittadini, ma soprattutto poter cominciare a parlare di riaperture nel rigido rispetto dei protocolli sanitari, che sia chiaro, nel rigido rispetto dei protocolli sanitari, ma d'altra parte le zone rosse dichiarate stanotte praticamente dimostrano che probabilmente poco avremmo inciso se fossimo stati aperti o chiusi, così come invece siamo stati. Avremmo invece ottenuto un grande risultato dal punto di vista economico. Ai sostegni, che sono pochissimi, almeno avremmo cercato di contribuire con la forza delle nostre braccia, con la forza del nostro lavoro. In chiusura, ha parlato di economia di guerra. Dopo una guerra, dopo un conflitto, di solito o c'è un boom economico oppure al contrario, c'è una flessione definitiva. Lei come vede l'economia siciliana, il tessuto imprenditoriale siciliano tra un anno? Innanzitutto dovremmo sapere quando quando a questa pandemia metteremo la parola fine. Da allora noi avremo necessità di essere accompagnati, nel senso abbiamo necessità di questo piano strategico per le ripartenze. Questo è fondamentale. Dopodiché, con la sola forza del lavoro, noi non riusciremo, le imprese non riusciranno a poter ripartire. Per questo chiediamo di essere accompagnati con una serie di grandi riforme, quelle di cui parlavo prima, ma soprattutto agevolare questa ripresa. Sarà durissima.